Salve a tutti ragazzi, sono sempre Yomenza, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo ritornati col terzo episodio dei trasferimenti impossibili di FIFA 16 Ultimate Team. Vi ringrazio nuovamente per il supporto che state dando a questa serie e vi invito a lasciare un mi piace perché al raggiungimento dei 100 mi piace arriverà il prossimo episodio dei trasferimenti impossibili con delle bombe assurde. Ma io vi ricordo anche di consigliare sotto nei commenti i vostri trasferimenti impossibili o i vostri tormentoni di questo mercato estivo. Partiamo subito col primo trasferimento e stiamo parlando di uno dei tormentoni più chiacchierati dell'estate. Ibrahimovic al Milan, il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Una trattativa complicata, anzi complicatissima, ma una pista in realtà non ancora chiusa. Secondo i giornali, infatti, lo svedese vuole ritornare in Italia e ha già l'accordo con i rossoneri sull'ingaggio. Ma il PSG ovviamente non ne vuole sapere di cedere il fenomeno svedese. Sembra però in realtà per Ibrahimovic solo una questione di cuore. Infatti l'attaccante vuole esclusivamente tornare al Milan, nonostante si fosse inserito anche l'Inter nella trattativa. Per quanto mi riguarda, signori, non so quali sono le vostre idee e vi invito ovviamente a lasciarle sotto nei commenti. Questo è un trasferimento che non sa assolutamente da fare, per un paio di motivi. Infatti il Milan in questo mercato si è mossa bene là davanti, acquistando due attaccanti di indubbio valore, ovvero Bacca e Luis Adriano. E tutto questo renderebbe l'acquisto di Ibra un qualcosa in più, non estremamente necessario, anche se Ibra ovviamente aiuta sempre. Non sto dicendo inutile. Però magari dopo ci sarebbe sicuramente un po' di lotta tra Ibrahimovic e Bacca, tra Ibrahimovic e Luis Adriano. E probabilmente si potrebbero anche instaurare dei malumori. Ma questo non toglie che Ibrahimovic serve in ogni caso. Altro motivo è che il Milan il prossimo anno non farà la Champions League. E questa è una coppa che Ibra vuole assolutamente fare. Quindi dovrebbe abbracciare un progetto lungimirante. Ovvero che sicuramente nel prossimo anno il Milan tornerà in Champions League. Ma questa è una cosa che purtroppo non può essere sicura al 100%. Ed è questo secondo me il motivo per cui Ibrahimovic non potrà andare al Milan, proprio perché Ibrahimovic vuole restare in una grande squadra che faccia subito la Champions League senza dover lottare ulteriormente. Comunque, come dico sempre, staremo a vedere, il mercato è ancora lungo. In ogni caso, secondo me sarà upgrade Ibrahimovic nel prossimo anno con un 91 tutto meritato di overall, 77 di velocità, 87 di dribbling, 92 di tiro, 34 di difesa, 81 di passaggio e 88 di fisico. Altro tiro e molla di quest'estate è tra Juventus e Mario Götze. Ora, grande mercato della Juventus, su questo non ci sono dubbi. Resta però da coprire qualche buco a centrocampo dopo le varie partenze di Pirlo e Vidal e diciamo l'unico acquisto di Khedira che purtroppo si è anche infortunato. Tornerà presto, ma in ogni caso sono stati tanti i nomi accostati alla Juventus. Dalla telenovela Draxler a De Bruyne a Mkhitaryan, addirittura Çalhanoğlu del Bayer Leverkusen. In questi ultimi giorni anche Lamela, che non ha proprio lo stesso ruolo di questi altri. E infine Mario Götze, signore, il gioiellino del Bayern nell'ultima stagione ha avuto qualche attrito con Guardiola, che è stato accusato di non utilizzare il ragazzo nei big match, non facendolo così crescere al meglio. Il direttore sportivo del Bayern Monaco però ha confermato di voler tenere il giocatore, ovviamente per quanto mi riguarda, anche perché è ancora legato alla società con 2 anni di contratto. Ormai sappiamo benissimo che i contratti ormai quasi mai vengono rispettati, scusate il gioco di parole, ma in ogni caso, comunque debbano andare le cose, io credo che la Juventus abbia un appeal incredibile, i giocatori sono proprio attratti ad andare alla Juventus e sembra veramente in grado di poter acquistare chiunque. Infatti quest'anno ha già acquistato Mandzukic, secondo me è una punta di grandissimo rispetto. Forse Götze non è così impossibile, ma in ogni caso se si dovesse trasferire, il suo overall purtroppo secondo me si abbasserebbe di un punto, 85 secondo me è l'overall giusto, 83 di velocità, 91 di dribbling, 76 di tiro, 52 di difesa, 82 di passaggio e 63 di fisico. Signori, anche questo terzo episodio dei trasferimenti impossibili finisce qui. Io vi invito a lasciare un mi piace perché al raggiungimento dei 100 mi piace uscirà il quarto episodio di Trasferimenti Impossibili. Come sempre vi invito di nuovo a lasciare un commento qui sotto con i vostri consigli, con le vostre idee, con i vostri trasferimenti impossibili. Mettete mi piace alla pagina di Facebook, seguitemi su Instagram, tutti i link in descrizione. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un mi piace, un commento, un consiglio e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!